Avvisami quando sei in diretta. Ah, ok, ci sono. Sì. C'è una stella qua. Sarà quel fuoco. Sono io, non ti preoccupare. Sì, anche a me. Dice, aspettiamo le stelle che mi dire qua sono. Qualche secondo. C'era scritto novità. Boh, vabbè. Buonasera a tutti. Aspetta. Perché io non vedo la diretta? C'è? Ah, eccola, dai, Può sì. iniziare. Posso iniziare? Ci sei? Ciao, ciao Fiorella, grazie. Ciao. Allora, buonasera a tutti. Come state? Spero stiate tutti bene. Forza e coraggio, che questa storia finirà presto. Allora, oggi insieme proviamo a fare i panzerotti in diretta. Cosa non semplice, io ho preparato già tutto, quindi tranquilli. Soprattutto ci tengo a dire che questa è la mia ricetta, quindi state tranquille, non preparate gli spilloni per farmi riti voodoo, state tranquille, questa è la mia ricetta, però tutte le persone che l'hanno fatta si sono trovati bene. Vorrà dire che la ricetta È valida. funziona, è valida. Allora, oggi prepariamo i panzerotti proprio pugliesi. Non sto dicendo che questa è la ricetta tipica pugliese, questa è la ricetta di Graziella che fa i panzerotti pugliesi. Ok? Allora, Copyright, copyright. no, nessun copyright. Allora, ciao Lori, aspettiamo un altro po'. Non si vede. Tina dice che non si Sì, vede. stanno 200. Ti vedo a metà. Sposta. Allora, se vi danno fastidio i commenti, strisciate col dito Verso verso destra. destra, provate verso destra o verso sinistra, i commenti se ne vanno e non vi danno fastidio nella visualizzazione del video. Comunque iniziamo. Allora, questa volta faccio i panzerotti con la farina 0 e la semola rimacinata. Quindi faccio una parte di farina di grano tenero e una parte di farina di grano duro rimacinata. Alla farina vado ad aggiungere il lievito fresco. Se utilizzate lievito secco, il rapporto è 1 a 3. Quindi, se io utilizzerò 5 grammi di lievito fresco, voi utilizzerete per 3 volte il lievito secco in meno, ok? Perché questo contiene acqua, quello no. Ora, io utilizzerò giusto pochissimo lievito perché l'impasto per i panzerotti io l'ho già fatto. Ti vedo la metà, stiamo in orizzontale, è normale. Ti In vedo che la senso a metà. metà? È perché l'altra volta l'abbiamo fatto in verticale. Ma Allora basta che. ti. C'è. Ora vedrete la ciotola. Ora il regista inquadrerà la ciotola e state tranquilli. A noi ci interessa vedere la ricetta. State sereni. Allora, io userò pochissimo lievito perché l'impasto per i panzerotti ce l'ho già pronto. E quindi questo impasto lo rimanderò a domani. E quindi uso giusto 5 grammi di lievito. Non lo sciolgo nell'acqua per farvi vedere che anche se non lo sciogliete nell'acqua, state tranquilli, tutto andrà bene. Aggiungo al lievito un cucchiaio di zucchero e inizio ad impastare con l'acqua. Io sto usando l'acqua fredda perché ho detto l'impasto non mi servirà stasera. Se voi avete un po' più di fretta o volete preparare i panzerotti più velocemente, utilizzate l'acqua tiepida. Grazie, Lucy. Non si vede il tavolo. Adesso si vedrà, non vi preoccupate. Adesso il regista inquadrerà meglio il tavolo. Tranquilla, io lo vedo il tavolo, lo dovreste vedere anche voi. Adesso si vede? La farina 0 non si trova. Stai tranquilla, usa la 00. Regista, hai deciso di farci venire il mal di testa? C'è una stellina, dove cliccate sulla stellina. E che c'entra? Ah, vabbè, cliccate sulla stellina se volete. Allora, io sto facendo l'impasto, parliamo di questo per il momento, poi diciamo tutto. Ho aggiunto l'acqua, le dosi, tranquille, le troverete tutte nel link sopra la diretta. Adesso pensiamo a fare i panzerotti. Allora, io ho utilizzato la farina 0 e la semola rimacinata. Voi in questo momento potete utilizzare la farina 00, la farina, tutta semola rimacinata. Farina integrale, farina 00, la 0, quella che volete voi, ok?
Ok? Respira, tranquillo. Oh, mamma mia, c'è. Respira. Voglio spiegare bene. Prendi il tempo che ti serve. Ok, state tranquilli. Vi faccio vedere tutto e vi spiego tutti i segreti di questi panzerotti. Allora, l'impasto deve essere morbido. Ora vi faccio vedere quanto morbido e vi dico anche il perché deve essere morbido. A questo punto aggiungiamo il sale. Però, se voi aggiungeste il sale alla farina, non succederebbe niente. State tranquilli. Il lievito muore se voi mettete proprio il sale sopra il lievito. Seppure, io ho provato tante volte e non è mai morto il lievito. Il mio lievito ha sempre funzionato e lavorato tranquillamente. Quindi state sereni. La stellina, se cliccate sulla stellina. La stellina dice acquista, ma si paga? Un centesimo costa. No, no, che cosa dovete pagare? Stai zitto. Un centesimo. Non pagate niente, cioè, non cliccate niente. È una cosa di Facebook. Se volete. No, 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 no. 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 Una cosa loro, ovvio. Che è una cosa che ha messo Facebook senza il nostro consenso. No. Non acquistate niente, pensate a guardare la ricetta, state tranquilli. Allora, io aggiungerò ancora un po' d'acqua e ora vi spiegherò anche perché. Perché ho usato la semola rimacinata. La semola rimacinata, essendo di grano duro, assorbe più acqua rispetto alla farina. Il regista, stai buono. Dai, che poi dicono che io sono monella con te. Un centesimo. No, io non voglio che pagano neanche 0 centesimi. Allora, questo è l'impasto pronto. Vedete com'è morbido? Non è pronto ancora. Ora, io lo trasferisco sul piano da lavoro. Aggiungo un po' di semola rimacinata e trasferisco l'impasto e lo vado a impastare così, senza troppe paure, senza nessun sbattimento. Si può dire sbattimento? Vabbè, ormai l'ho detto. E impastate. Allora, dove troviamo la ricetta? Nel link sopra alla diretta trovate la ricetta con tutte le dosi e tutti i segreti, tutti gli accorgimenti che dovete adoperare per avere dei panzerotti perfetti, tranquilli, che adesso ve li dirò anch'io. Io li faccio uguali, bravo. Il video poi dove lo troviamo? Eccomi, scusate Rita, il video poi lo troverete su YouTube, appena finita la diretta, regista lo caricherà su YouTube, caricherà, quello che è. YouTube. Su YouTube, voi iscrivetevi, mi raccomando, a YouTube, il mio canale è Cucina come Graziella, iscrivetevi. Allora. Iscrivetevi. Non vi costa niente. No. Anche io stasera panzerotti di semola, brava. Brava, Federica Mazzaferro, cliccate la X vicino alla barra delle stelline e scompare. Allora, questo è l'impasto dei panzerotti. Adesso è un po', non è liscio, vedete? Se noi aspettiamo 5 minuti e lo riprendiamo, diventerà liscissimo. Liscissimo non so se esiste in italiano, ma io lo dico lo stesso. Liscio. Liscio nel senso proprio vellutato. Li ho fatti ieri buonissimi. Con questa ricetta? Chi è? Coccinella. Che bel nome, Coccinella. Oh, tu pensa delle tue, io lo vedo io. Dillo. Cliccate sulla stellina. A retta. Non date retta. Ma non verrà in diretta. No. Non costa niente. Allora, l'impasto avvieni qua. È pronto. È morbido, non è sodo, non è duro, come vedete, è non morbido. Appiccica. Però non appiccica le mani. Questo è l'importante. Deve essere morbido e poi vi spiegherò il perché. Ora, questo impasto noi lo prendiamo, lo mettiamo in una ciotola, lo copriamo con una pellicola e lo mettiamo a lievitare. Rallenta. Non riescono a seguirti, rallenta. Perché nella spiegazione. Mi chiama, grazie, sì, con questa ricetta. Brava, Coccinella. Allora, ripetiamo tutto. Questi sono i miei panzerotti.
Questa è la cosa più importante. Respiro, mettiamo in rilevanza il pensiero dei commenti che verranno dopo e che ho già letto in precedenza su questa ricetta. Alla farina ho unito la semola rimacinata, quindi ho fatto metà farina zero e metà semola rimacinata. Troverete comunque tutti gli ingredienti nel link. Ho aggiunto il lievito, lo zucchero, io lo aggiungo lo zucchero, a me piace un bel colore dorato dei panzerotti e quindi aggiungo lo zucchero. Ho aggiunto l'acqua e alla fine il sale. Secondo me nei panzerotti non serve né il burro, né l'olio, né lo strutto, né la margarina, né il latte, non serve niente. Rallenta, rallenta. Che cosa stai dicendo? Non riesco a seguirti, troppo veloce. Va. C'è un tarello, eh? Respira. Allora, ripeto, non utilizzate secondo la mia ricetta. Stai buono, Raffaele, se no mi arrabbi sul serio. Cosa prepari? Lo sto guardando. Allora, secondo me non serve nella ricetta aggiungere nessun grasso, perché poi andremo a friggerli. Quindi né olio, né burro, né strutto, né margarina, né latte, aggiungiamo proteine ad un impasto al quale non serve proprio niente. Fate un bel impasto idratato e state tranquilli che i panzerotti vengono buoni lo stesso, anche senza burro, senza olio, senza margarina, non serve. Questo è un impasto poverissimo, quindi se questi sono i miei consigli. Se poi voi avete la ricetta di famiglia nella quale mettete burro, margarina, olio, uova, prezzemolo, quello che volete, continuate a fare quella che avete voi, tranquillamente. Ora, facciamo finta che il nostro impasto è lievitato. E bugia, ti seguiamo benissimo. Che chi è? Allora, facciamo finta che il nostro impasto è lievitato. Sono passate 3, 4, 5, 6 ore. Io non posso dirvi quanto tempo ci vorrà, perché se a casa vostra fa freddo ci vorrà più tempo, se fa caldo ci vorrà meno tempo, e quindi dovete controllare voi. Fate sempre la croce sul panetto e quando la croce scompare l'impasto è lievitato. Ora noi facciamo finta che l'impasto è lievitato. Una volta che è lievitato l'impasto, noi lo prenderemo, ne staccheremo dei pezzetti così. Io li faccio da 50 grammi, massimo 60 grammi l'uno, quindi, e li faremo delle palline, così. Ripeto, facciamo finta che il nostro impasto sia lievitato, non è lievitato. Facciamo delle palline, che metteremo a lievitare, così, staccate un pezzo, arrotolate sulla mano, con la mano, non sulla mano, sotto la mano, e mettete a lievitare, ok? Queste le mettete a lievitare coperte o da un panno bagnato oppure con la pellicola, semplicemente, e le lasciate lievitare sempre fino al raddoppio. Quindi prima lievitazione in ciotola la massa intera, seconda lievitazione a panetto da 50-60 grammi, potete farli anche da 40 e potete farli anche da 80, dipende dai vostri gusti. Secondo me, se sono piccoli, vengono meglio perché si gonfiano di più, hanno meno superficie da cuocere. Ok? Dimmi se c'è qualche domanda, ti vedo perplesso. Se puoi togliere quel guanto? Sì, lo sto togliendo. Senti, tu dici togli il guanto, ma tu lo sai, tu le lettere, le critiche che ho avuto quando non mettevi il guanto? No, non è. Ok, io rimetto le due palline nell'impasto. Ora vedete che l'impasto è già più liscio perché ha riposato 5 minuti. Ok? Ora questo qui lo mettiamo. Non appiccica. Vedete? Non appiccica. Ok? Questo qui lo mettiamo a lievitare. Che belle mani che hai. Oh, grazie regista, come sei carino. Non l'hai detto tu, mi sembrava strano. Era un commento. Mi sembravano strani i complimenti da parte tua. Allora, tu riprendi qualche cosa che io vengo subito, arrivo subito. Cucina con me, Graziella, presenta il panzerotti. Leggi qualche commento. Ti ringraziano per quello che stai facendo, li fai compagnia. Più di grazie. Uno sta imparando a cucinare.
grazie, grazie. Voi fate più compagnia. I consigli sono media, quelli giusti, le dosi sono quelle giuste, le ingredienti sono quelli giusti. Non vi potrei mai dare dei consigli sbagliati, perché poi sarei male io per prima se voi buttate del cibo per colpa mia, e non vorrei mai. Allora, e qui adesso abbiamo tutto l'occorrente per fare i panzerotti, per farcirli. Allora, fare i panzerotti in diretta è un'impresa ardua, noi ci proveremo, siamo in tanti. Allora, altro messaggio per le signore di qui sopra che commentavano nell'altro video dei panzerotti. Io li farò semplici, quindi pomodoro, mozzarella e origano, sale e pepe. Puoi ripetere le ingredienti? Di qua non le avevo inquadrate, puoi ripetere? Eh? Sì, pomodoro, sì. Mozzarella, sì. Origano, sì. Sale e pepe nella passata, nel pomodoro. Sì. Che ho già messo, ok? Passata semplice, cruda, non cotta. Ora, il regista c'è ma non si vede. Sì, sì, non si vede. Lui sta dietro le quinte. Ora, io naturalmente l'impasto dei panzerotti l'ho già preparato. Regista, per favore, inquadra le pallottole. No, no, le prendo io, dai, stai buono. Eccole qua. Questo è un impasto preparato stamattina. Magia. L'ho preparato stamattina alle 9 più o meno, circa. Queste sono le palline lievitate. Sì, queste sono le palline lievitate che ora andiamo a stendere e a friggere. Cioè dalle 9 fino dalle 9? Allora, sì. Quante ore? Dalle 9 fino ad ora io ho messo 3 grammi di lievito circa. Oggi fa abbastanza freddo, quindi ci hanno impiegato un bel po'. Non lo so quante ore sono. Ora sposto. Fate il conto. Prendo una mia pallina, mi bagno le mani, mi sporco le mani di semola, ne prendo una, la metto nella semola, così, e poi la metto sul piano del lavoro. Vedete, guardate le bolle. Scusami, ripeti le dosi, cioè, di che cosa? Nel senso che ripeti il link per le dosi, ancora c'è incongruenza fra quello che dici delle quantità e il... No, no, non c'è incongruenza, tranquille. Seguite. Sì, forse tu voi seguite la ricetta. La ricetta è nel link. La ricetta è quella del link. Io oggi avevo meno farina zero, ho messo un po' più di semola rimacinata, ma è solo perché io non avevo più farina zero. Nel link c'è la ricetta giusta. Le dosi. State tranquille. Tranquille, nel link c'è la ricetta giusta. Vieni qui, fai vedere per favore, fai vedere le bolle. Guardate. C'erano solo 3 grammi. Lori ha fatto il calcolo, 9 ore. Bravo, 9 ore. Lori è la mia assistente personale. Bravo. Grazie Lori, perché mi aiuta tanto. Quando chiedono le ricette, lei le mette nei commenti. Grazie Lori, sei veramente preziosa. Allora, stendiamo il panzerotto. Come vedete, abbastanza sottile. Si vede? Sì. Ok. Ne stendiamo 2 o 3, così... Poi vi faccio vedere sia cosa dovete fare e cosa non dovete fare. Io ne prendo un altro e lo metto qui, lo passo nella semola. Guardate che bella, che bell'impasto, pieno di palline, buongiorno, di bolle. Si vede? E lo metto qui e ne prendo un altro. Vediamo se ne riusciamo a fare 3. Allora, per come è morbido l'impasto non serve neanche il mattarello, però facciamo tutto come si deve. Ora questo è il nostro impasto, non mettete troppa farina qui sulla superficie quando stendete, perché sennò poi quando andrete a richiudere l'impasto non aderirà, ok? Ora aggiungiamo la mozzarella, questa è mozzarella fresca tritata, voi potete utilizzare la scamorza, potete utilizzare il treccione che è molto più asciutto. Se utilizzate la mozzarella o il fior di latte, mettetelo a colare lungo la pasta un paio d'ore prima. Il mio consiglio è quello di non unire pomodoro e mozzarella, perché l'acidità del pomodoro fa fuoriuscire i succhi della mozzarella e quindi quando andrete a friggere i panzerotti si apriranno. Piccola parentesi, ora
Ovviamente questo è il ripieno, ognuno può fare quello però che poi ognuno fa quello che vuole. Questi sono i miei consigli spassionati per voi. Questo è il ripieno base. Sì, questo è il ripieno base. Cioè, potete aggiungere il prosciutto, il tonno, i capperi, il pepe, l'origano, quello che volete voi. Le cipolle sponsali, le cipolle normali, potete fare rape e salsiccia, potete fare addirittura la Nutella, quello che volete voi, fate come volete. I panzerotti, ognuno piace a modo suo, ok? Ora aggiungiamo il pomodoro sopra alla mozzarella. Io vi consiglio, sono sempre consigli, non sono regole, sono miei consigli, di non mettere il pomodoro sotto e la mozzarella sopra, perché sennò andate a bagnare l'impasto e chiudete. Allora, questa è la parte più difficile per voi, la chiusura dei panzerotti. Sigillate bene con le mani, così. Potete fare così. Questo è già chiuso. Bene, vedete? Ora, vi faccio vedere un altro modo per chiudere il panzerotto. Fate così, così, prendete le estremità del panzerotto e le pizzicate così. Però se avete le unghie lunghe non ve lo consiglio, perché andrete a bucare lo stesso. Questo è un altro modo per chiudere i panzerotti. E poi andate sempre a sigillare con le dita. Ok? Ora, ne stendo un altro. Sempre mani pulite, senza smalto, senza unghie. Fate come volete, poi nessuno in casa vostra non vi può dire niente, nessuno di quello che fate. Però queste sono le regole quando si tratta. Ora ne facciamo un altro. Gli alimenti. Mettiamo sempre mozzarella. Non li fate vuoti i panzerotti, che sono angosciosi i panzerotti vuoti. Sono di una tristezza infinita. E io ci metto un po' di origano così. Ok? Stai inquadrando? Ora andiamo a chiudere il nostro panzerotto, come lo vedete è bello cicciotto. Allora facciamo così. Qualcuno lo chiude con la forchetta? Sì, potete anche farlo con la forchetta, però secondo me sì. Con i rebbi della forchetta andate a rischiare di bucare l'impasto, però se vi trovate bene fate così, così potete fare. Prendere una rotella tagliapasta e rifilare i bordi. A me non piace perché mi dà di artificiale il panzerotto fatto così, mi dà di finto. Non so spiegare, mi dà di un panzerotto finto. Mi piacciono i bordi frastagliati, però lo potete fare. Ora, penso che l'olio sia pronto. Andiamo a vedere se è pronto. Metto un pezzettino di impasto. Sì, vedete? È pronto. Sì. Non appena sa, ecco. È quasi pronto. Sono di semola e panzerotte? Sono un po' di, cioè, farina zero e semola. Nel link troverete tutta la ricetta. Le dosi. Tranquillo, le dosi, tutto. Nelle cese, ci stanno seguendo le cese, ovviamente sempre Sardegna, Piemonte, okay. Lombardia, Calabria. Li salutiamo allora, tutti. L'altro suggerimento che io vi do è di non tenere i panzerotti già farciti sul tagliere ad aspettare. No. Almeno fateli in due, quindi uno che farcisce il panzerotto e uno che frigge, perché se tenete i panzerotti pronti, uno si bagna l'impasto, due l'impasto lieviterà e quindi andrà a non sarà più, non aderirà più la chiusura. Ora proviamo a friggerne uno e vediamo cosa succede. Sì, sono fortunato, mi sta viziando. Sì, lo dice pure. Allora, ora regista, tu vieni qui e inquadra qua che io vado a prendere l'occorrente per friggere. Io lo metto, arrivo subito. L'olio è a temperatura. Sì. Ora vedete, l'olio non era proprio a temperatura perfetta. Ciao campagna. Non appena, aspetta i saluti, non appena arriva in superficie, voi che cosa dovete fare? Girare il panzerotto in modo che la parte superiore non gonfi e non si apra. Ok, spero di essere stata chiara. Ora io ne ho messo uno solo perché l'olio non era proprio arrivato a temperatura perfetta, però dopo io ne metto due. Giriamo. No, sono andata. Vieni. Vieni qua, riprendi qua.
Allora, l'olio non deve essere troppo caldo, se no che cosa succede? Che si cuoce la parte esterna e la parte interna, la mozzarella non fila. E quindi non abbiamo un buon risultato. Vedete come si sta gonfiando? Per il momento non si sono aperti, speriamo che non si aprano. Di solito a me non si aprono, però oggi capace che con la diretta e con l'ansia sì. Ne metto un altro. Allora, guardate come si sta gonfiando. Questa è tutta l'aria che sta sprigionando la mozzarella all'interno, che si sta sciogliendo, e quindi il vapore. Ed è ora, vedete, è salito in superficie? Io lo giro. Poi magari ne sacrifichiamo uno per farvi vedere quello che non dovete fare. Per ora non sacrifichiamo niente, che a me mi dispiace poi che dobbiamo sporcare tutto l'olio e faremo un caos. Si vede bene? Se avete qualche domanda, fatela nel frattempo che io cuocio. C'è il detto del primo panzerotto della pendola. Ah! No, ma no. È della pendola? No, il primo panzerotto di solito è di chi frigge. Di solito è così. Ora vediamo. La ricetta, è nel link. Mamma mia, quanti siete? Siete veramente tantissimi. Ciao Milano. Allora, vedete che... Allora, devo finire di dire allora, smettere di dire allora. Io giro, come vedete, guardate già che bel colorino sta prendendo il panzerotto. Io li sto girando. E poi vi dico un'altra cosa. Allora, se voi fate parecchi gusti di panzerotti, il mio suggerimento è questo. Come fate a distinguere poi una volta cotti i panzerotti? Fate un... A casa mia si chiama pirruzzolo. Così. Un cornetto. Al panzerotto. Così, questo è un gusto diverso. Quelli magari pomodoro e mozzarella, non fate niente, li lasciate normali. Quelli invece con un sapore diverso, voi fate il pirruzzolo, un pirruzzolo, che ne so, avete messo il tonno, due pirruzzoli anche dall'altro lato, avete messo le cipolle, tre pirruzzoli, ne fate uno al centro, avete messo la Nutella, così vi ricordate che a differenza di pirruzzoli avete dei gusti diversi. Per distinguere. Ok, come vedete i panzerotti non si sono aperti. La ricetta nel link. Prendi qua per favore. Che facciamo vedere che i panzerotti sono chiusi. Ciao Svizzera. Ciao, ciao. Poi ci inviti sulle montagne, che ci manca. Sì. Allora, questo, guardate, è quasi pronto. Ovviamente, ciao Bergio. Ciao a tutti, ciao a tutti. E grazie veramente dell'affetto con cui ci seguite, siete veramente carini. C'è qualcosa che sta sfuggendo. Questo qui è pronto. No, io questo qui lo lascerei ancora, proprio per farvi vedere che noi li faremo belli dorati e non succederà nulla. Ora magari io nel frattempo ne stendo un altro. Così vi faccio vedere un altro metodo di chiusura, che è quello più antico. Quello delle nonne, quello delle nostre zie. No, mia madre no, mia madre li chiude in maniera moderna perché lei... Ti ringraziano per il consiglio del pirruzzolo. Del pirruzzolo? Sì, è piaciuto. Lo sapevo, per questo ve l'ho dato. Però non cambiate nome, cambiateli sempre pirruzzoli. Allora, questo qui è pronto. Fai vedere che bel colore che ha. La doratura. La doratura perfetta. Sì. Ok? Sì. Anche questo. Lo lasciamo qualche altro secondo. E poi lo togliamo. Li appoggio qua un attimo. Ciao da Monica di Bavili, Roma. Ciao a tutti, ciao. Francia, Germania. Allora. Ne stendo un altro e vi faccio vedere un altro modo per chiudere i panzerotti. Questo qui lo metto in frittura perché sta già da troppo tempo qui ad aspettare. Se i panzerotti aspettano un po', mi raccomando, sigillate di nuovo i bordi in modo che non si aprano in cottura. Ciao Sardegna. Questo si può togliere perché è cotto. Ora vedete, io vorrei sacrificarne uno, ma non lo faccio. Lo giro subito. Regista, riprendi qui che sto facendo vedere subito. Appena il panzerotto è a galla, sale in superficie dell'olio, voi lo girate. Così non si gonfia e non si apre, ok?
Ora ne facciamo un altro. Questo qui è il panzerotto mio preferito. Quindi bianco, solamente pomodoro e origano. Ok? Ora lo chiudiamo così. Niente olio? Niente olio, no. Lo chiudiamo così. Ora avevo le mani di origano e quindi si è sporcato di origano, non succede niente. E le nostre, le nonne, le zie facevano questo ricamino sui panzerotti. Fai vedere. Così. Così. Aspettate che mi metto un po' di farina di semola sulle mani, così non appiccico. Così. Così. Questo è un altro metodo per chiudere i panzerotti. Molti li chiudono così perché si sentono più sicuri. Secondo loro così sono più sigillati. Potete farlo tranquillamente. Ok? Ora giriamo questo. Che non si vuole stare giù, non vuole rimanere. Si mantiene, lo dovete mantenere. Sì. E mettiamo questo qui nell'olio. E poi magari ne apriamo uno. Allora io adesso per fare vedere a voi ho trascurato questo e quindi... Ma non succederà niente, tranquillo. Ora vi voglio far vedere, ne sacrifichiamo uno, regista, pazienza. Se io non giro il panzerotto, cosa succede? Guardate. Seguite la ricetta del lì. Sì, la ricetta del lì. Seguite quella, quella è giusta. Vedete? Si gonfia. Allora, siccome il mio impasto è idratato, non si rompe. Eppure, guardate, guardate. Che cosa succede se io non giro il panzerotto? Da qui fuoriesce la mozzarella. Io lo devo girare, sennò adesso lo devo buttare il panzerotto, ok? Ok. Si è visto? Perché sennò io adesso devo buttare il panzerotto. Già adesso rischio che mi esca la mozzarella. Quindi, io ho spento l'olio perché ho paura che con la piastra vada troppo forte. Non è regolabile come continuo. Che tipo di olio ho usato? Io ho usato l'olio di semi di arachidi, che è l'olio che ha il punto di fumo più alto, più simile all'olio extravergine d'oliva. Però voi potete utilizzare l'olio extravergine d'oliva tranquillamente, l'olio di semi di girasole, tranquillamente. Ok? Ora, incidenti, vediamo se ne apriamo uno. Aspetta un attimo, senza ustionarmi. No, voglio far vedere tutto. Allora, dimmi se c'è qualche domanda, dimmi. Che olio hai usato? La vecchia non voleva mai morire. Ah, perché non finiva di imparare. Bravo. Si può fare con la farina 00? Certo che sì, le potete fare con la farina 00. Soprattutto in questo momento, usate le farine che avete, state tranquilli, vengono buone lo stesso. Dovete tenere solamente d'occhio la lievitazione, perché essendo una farina più debole, lieviterà più velocemente. Ok? Basta. Ora dai, apriamone uno e facciamo vedere. Speriamo che l'interno sia bello filante. Giusto una, aspetta. No, aspetta. Guardate. Si vede? Fai vedere bene. Si vede? Perché non si vede? Vengo io più vicino, dai. Sì. Ora si vede? Vedete come è filante? Dove vai? Non c'è, oh, qua. Si vede come fila? Quindi il panzerotto è cotto perfettamente. Guardate com'è sottile. Non è che questa è una telecamera. Guardate com'è sottile l'impasto, non è steso in maniera spessa. È perfetto, non perché l'ho fatto io, ma è perfetto. Ok? Riprendi bene qui. Così facciamo vedere come sono venuti. Questo qui che volevamo sacrificare, non l'abbiamo più sacrificato perché l'ho girato in tempo per non farlo aprire. Però vedete quello che stava succedendo? Si stava aprendo l'impasto. Se noi non l'avessimo girato, si sarebbe aperto ancora di più in superficie e sarebbe uscita tutta la mozzarella. Quindi questo è... Soffiate, tutti insieme, dai. Tutti quanti insieme, dai, forza, su. Soffiate. Allora, io spero di essere stata chiara e di avervi dato tutto. Via, tutti insieme. E tre. Mi sono anche sporcata. Spero di avervi detto tutto in maniera chiara.
è semplice e che abbiate capito come realizzare i panzerotti. Farli in diretta è stata un'impresa ardua, avevo un'ansia a 3000 perché avevo paura di combinare disastri, invece non è successo niente. Non l'ha fatto nessuno, non li fa nessuno in diretta. Quindi potete farli anche voi con calma a casa vostra, sto sudando per l'ansia, ok? Ora, se c'è qualche domanda io vi rispondo, se no state tranquilli che poi vi rispondo a tutti, io vi rispondo, però purtroppo Facebook toglie i like, toglie i commenti e non so perché. Io vi risponderò a tutti, come rispondo sempre a tutti. Se a volte non vi rispondo è perché Messenger o Facebook mi manda il messaggio dopo 3-4 giorni e quindi ormai la risposta è inutile darvela perché penso che abbiate già risolto. Se avete qualche richiesta, messaggiate in privato. Sì. Di quanti grammi devono essere le palline? Allora, io vi consiglio di non fare delle scialuppe, di fare dei panzerotti piccolini, perché come vedete, vedete come sono carini, piccoli? Vengono belli gonfi. Se voi invece li fate a scialuppa, è difficile che... è troppa superficie che l'olio deve far cuocere, quindi il panzerotto non gonfia, viene piatto, schiacciato. Viene piatto, non so come dirvelo. Ok? Si possono fare anche al forno? No. Questa ricetta no, c'è un'altra ricetta per farle al forno. Sempre. E la ricetta, aspetta, la ricetta dei panzerotti al forno prevede l'olio nell'impasto, perché stando più tempo in cottura abbiamo bisogno di un grasso che renda l'impasto soffice dopo la cottura. I panzerotti invece che stanno pochissimo tempo nell'olio non hanno bisogno di nessun grasso, ritornando al discorso di prima, che c'è chi aggiunge le uova, l'olio, il burro, la margarina, lo strutto. Quindi, un'altra cosa che... L'hanno appena fatto la domanda allo strutto, no? No. Questi panzerotti, come avete visto, guardate, veramente, non perché li ho fatti io. Il video dove lo troviamo? Su YouTube. Su YouTube. Fra 10 minuti, iscrivetevi. Regista lo metterà su YouTube. I tempi tecnici, perché YouTube... Iscrivetevi sul canale. Ai suoi tempi. Voi iscrivetevi su YouTube, che tutti i video vengono caricati lì. Iscrivetevi, mi raccomando, che per rendere attivo il canale YouTube, dobbiamo essere in 1000. Se siamo in 1000 il canale YouTube è attivo, altrimenti non è attivo. Se vi iscrivete arriverà la notifica di quando facciamo le video. Sì, attivate la campanellina, vi arriva la notifica di ogni video che caricheremo, ok? Ok. Se c'è una domanda? Ce l'ho io la domanda, sei pronta? Tu non leggere tu, vedi qua, guarda qua, guarda, guarda. C'è una domanda, di... Il sugo crudo, cotto. Ho detto già, il sugo crudo non si cuoce. Salsa. Sì, salsa di pomodoro semplice. Mozzarella semplice, potete utilizzare la scamorza, il treccione, anche le mozzarelle, ma abbiate cura di metterle a colare non con la pasta. E il mio consiglio è di non unire il sugo alla mozzarella, perché l'acidità del sugo farà fuoriuscire i liquidi, il siero della mozzarella, e quindi una volta poi in cottura vi apriranno i panzerotti. Dimmi, regista. Il canale YouTube qual è? Cucina con me, Graziella. Iscrivetevi. Iscrivetevi. La ricetta dove la ricetta troviamo? È nel link sopra la diretta. È nel link che troverete sulla diretta, ok? È nel link. Attivate la notifica, in questo momento voi sotto dovreste trovare attiva notifica, in modo che quando io sarò in diretta e voi sarete su Facebook, arriverà la notifica che sono in diretta. È semplice, dai. È molto semplice. Un po' di impegno. No, da parte no, vostra, un po' di attenzione e basta, ok? È semplicissimo. Penso di aver detto tutto. Li puoi offrire i panzerotti? Sì, io li offrirei volentieri. Quando sarà finito tutto, abbiamo già detto con il mio amico Domiziano Mastrangelo del gruppo di Conversano del mio paese, che faremo una tavolata in mezzo al castello. In mezzo al castello faremo una tavolata enorme. Purtroppo dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, questo è il periodo che ci è capitato. Però, come vedete, ce la stiamo mettendo tutto e ce la stiamo facendo lo stesso. Sì, sì. Tranquilli, ce la faremo. Una mega tavolata, possibilmente con col comune. Ciao Maria. Gli amministratori, le forze dell'ordine. Sì, con tutti. Venite tutti, da tutto il mondo. Donne, noi, uomini, bambini, noi anziani. Noi accettiamo tutti. Tutti. Saremo tutti insieme veramente. Speriamo al più presto possibile che questa cosa finisca e che quindi possiamo tornare alla vita normale.
Ok? Allora, la diretta finisce qui. Andate in pace. No, la diretta finisce qui. Nel frattempo vi ricordo, uno, il canale YouTube, iscrivetevi. Due, la ricetta è nel link sopra la diretta. Tranquilli, se avete qualche domanda io vi rispondo. Ferma con le mani. Ah, seguitemi anche su Instagram, che se diventiamo tanti anche su Instagram, farò le dirette anche su Instagram, contemporaneamente Facebook e Instagram. Dopodiché penso di aver detto tutto, vero regista? Penso Sì, grosso modo, sì. Sì. di sì. Ok, bene, io vi saluto, vi Poi auguro una buona qualcuno serata, noi verrà. Ti fanno i continuiamo. complimenti per la spiegazione, dei consigli. Sei Grazie, grazie, bravissima, grazie. simpaticissima. Un Grazie, grazie, piacere grazie. seguirti. Grazie, grazie, grazie. Seguiteci, Seguiteci iscrivetevi. e iscrivetevi. Mettete il like alla mia pagina e vi arriveranno tutte le notifiche. Qualcuno la stellina. A Se ancora con questa vostro stellina, tradiamo piacimento. l'embrondo. A E vostro. poi, niente, Non noi costa continuiamo niente, a costa niente. friggere. Niente, Buona saluto. serata a tutti e buon appetito. Alla Ciao, prossima. alla prossima diretta. Ciao. Ciao, ciao.